Salve, sono Patrizio Roversi. Per curiosità ho girato mezzo mondo, poi ho scoperto che le cose più curiose sono gli oggetti che ho in casa mia. Per esempio, il frigorifero. Come facevamo prima del frigorifero? La moca. Chi è che ha inventato la moca? Perché un'ora a 60 minuti? Here you are. Com'è cominciata la storia della radio? Come facevano a farsi la barba prima dei moderni rasoi? Interesting. Understood. Ma certo, Galileo, hai ragione. Tutto fa storia. Galileo, ho capito. Dammi la tazzina, Galileo. Vieni, dammi la tazzina. Galileo, hai rotto la tazzina! Ma perché devi far così? Ho capito che è l'ora del caffè, però adesso dove lo bevo il caffè? E poi come me lo faccio il caffè? Uso questa macchina. Questo è uno degli ultimi modelli, è una macchina modernissima che fa il caffè come al bar. Oppure mi faccio il caffè qui, nella classica moca. Questa è la moca di mia nonna, avrà almeno 60 anni e è il profumo di casa. Questo è un oggetto che ha vinto dei premi anche di design. Questa moca sì, che ha fatto la storia. Sembra facile, ma sapete perché Pisu doveva aprire questa cassa? Ma perché dentro c'è Baraba, era la caffettiera Moca Express. La moca l'ha inventata un piemontese, l'ingegnere Alfonso Bialetti, proprietario di una fonderia di alluminio. Si dice che l'idea gli venne mentre guardava fare il bucato alla vecchia maniera, con l'acqua che bolliva e saliva dal pentolone per mischiarsi al sapone. Nel 1933 Bialetti riproduce lo stesso meccanismo dentro a una scatola a 8 lati. Dunque, come vi dicevo, sembra facile. No, ma cosa hai fatto? Mai segato la moca? Ma Galileo, ma... Ma c'è poco da ridere, io ti spengo se continui così. Vabbè, Galileo ha una mentalità scientifica, quindi in pratica ha fatto l'esploso della moca. In effetti è molto interessante il funzionamento della moca, perché tutti credono che a un certo punto l'acqua bollendo sale su, ma no, in questo caso sarebbe una bomba, non una moca. Invece l'aria qui delle intercapedini si dilata e fa salire l'acqua, la quale si imbeve di caffè e poi ovviamente sale qua sopra e insomma noi possiamo bere il caffè. È un'invenzione geniale, semplice, ma soprattutto di grande successo. Bialetti riuscirà a metterla in commercio solo nel dopoguerra, ma la moca vende subito milioni di pezzi. Negli anni 50 diventa il totem di ogni cucina italiana, simbolo del boom economico, fatto di comodi elettrodomestici e felice consumismo. Sì, comunque non è che il caffè si beve soltanto dagli anni 50, il caffè si è sempre bevuto e nei secoli hanno inventato un sacco di sistemi per farsi comodamente il caffè in casa. E ho un amico che ha una collezione di tutti questi strumenti storici, ho appuntamento con lui, devo andare, è l'ora. Mauro Carli ha raccolto centinaia di vecchie macchinette per fare il caffè a casa. Per vederle e per usarle mi aspetta alle 4 in punto. Oh, funziona davvero! Eccola, ha funzionato perfettamente. Aspetta che blocco la suoneria. Ecco, fatto. Allora, tu hai caricato la sveglia e quando era l'ora ha fatto anche il caffè. Ti sveglia e ti fa il caffè. Per esempio, scusa, questa qua... Anche questa degli anni 50, italiana. Si può togliere il filtro. Qui basta mettere la polvere di caffè e poi, azionando queste antenne, e poi premi giù, azioni un pistone che estrae il caffè dal portafiltro. E poi cos'hai dopo? Questa è tedesca, serviva per fare il caffè direttamente in auto. Comunque. Ascolta, però non è che il caffè l'hanno inventato nel 1933 con la moca, allora? No, anzi, il caffè era da secoli prima che veniva fatto nei paesi d'origine con delle attrezzature
delle caffettiere molto diverse. Mauro mi racconta la vera origine del caffè, che si perde nella notte dei tempi, in Yemen o giù di lì. In Europa arriva solo nel XV secolo, a bordo delle navi che approdano nei porti commerciali, Napoli, Genova e Venezia. Proprio a Venezia apre il caffè più antico del continente, il Florian. Turchi, arabi, siriani l'hanno scoperto e preparato la prima volta, ma gli italiani diventano maestri della miscela e della torrefazione. Eh sì, perché il giusto sapore dipende dalla tostatura del chicco. Patrizio, ma che stai facendo? Sto tostando un chicco di caffè, scusa, eh. Ma non con questo sistema. Ah no? No. Allora, all'inizio usavano proprio le bacche, le mettevano a bollire e bevevano questo infuso. Sì, comunque spostandosi un po' dopo, il caffè veniva appunto tostato e poi messo in questi contenitori che si chiamano ibrik. Siamo in Medio Oriente, Turchia? Sì, siamo appunto nei paesi di origine e questo è un modello di ibrik che aveva anche la caratteristica del manico ripiegabile per poter essere trasportato sulle carovane. Ibrik da viaggio. Ibrik da viaggio. Quando dall'Oriente il caffè arriva da noi, i fondi che rimangono in sospensione nella bevanda preparata alla turca infastidiscono i raffinati palati europei. Si rischia che il nuovo prodotto sia un flop. Bisogna trovare un'altra soluzione. Si cominciano a sperimentare modi diversi di produrre la bevanda filtrandone le polveri.